Allora, guardiamo un attimo in breve l'interfaccia di QGIS. Allora, qua sopra abbiamo quella che è la barra del menu, quindi la struttura standard del nostro software. Da qui abbiamo fondamentalmente tutte le funzioni che potete utilizzare all'interno di QGIS, quindi c'è il progetto, possiamo scegliere un nuovo progetto, di aprirne uno, o di salvarlo, quindi ad esempio se facciamo salva con nome e adesso QGIS e ad esempio una cosa molto importante di quando lavorate con QGIS è l'ordine, nel senso che ad esempio nella vostra cartella input io ho messo queste due cartelle qui, se voi qui non c'è proprio niente, vabbè. Comunque, essendo che uno shape, come abbiamo detto in precedenza, sono più file insieme, se uno di quei file lì lo spostate, o comunque anche il progetto, adesso io lo salvo in processi, oltre al fatto che l'estensione è un'estensione QGIS, è un po' diverso, lui salva quello che è il vostro lavoro fino a quel punto con gli stili, come vedremo, che avete deciso. Quindi sicuramente la prima cosa da fare quando iniziate un progetto è salvarlo, quindi progetto salva con nome. Dopodiché, vabbè, qua ci sono un paio di. Una cosa. Dimmi. Il progetto è costruito sulla base del fatto che lui si ricorda la Sezione posizione su delle ogni sì. file e se li va a ripescare. Di conseguenza, se voi spostate Un un file non lo trovo. file, non lo trova più e gli dovete ridare l'input. Quindi, per cui, il consiglio è quello di crearsi una cartella. Per esempio, io nel mio computer ho la cartella 00, così mi compare in cima quando devo cercare le cose. Era crearsi una cartella risorse, perché poi se vado ad alterare i file originali, fondamentalmente rischio di perdere il file in tanti casi, e poi una cartella processi, dove progetti, con la parte di processi, dove ci stanno tutti i file che vengono creati nel corso dell'elaborazione, fondamentalmente, che saranno una miriade, probabilmente, e poi una cartella di output, dove invece ci stanno le cose utili. E un'altra cosa importante è che se voi poi volete passare un progetto a qualcun altro, è importante, se non gli dovete passare solo il file del progetto, Sì, gli deve dovete passare passare anche i tutto. file e, come dire, il riferimento fra il file del progetto, il file e i vari file deve essere lo stesso. Non so se mi sono spiegato. E, fra l'altro c'è un plugin molto carino di QGIS che si chiama oddio, come si chiama? Vabbè, ve lo dico dopo che me lo riguardo, che permette di salvare con un paio di accortezze, di salvare tutti i file di un progetto in una stessa cartella in modo tale che poi lo Okay. sì, QGIS package Poi dovrebbe essere. dopo la barra di menu abbiamo quelli degli strumenti in cui fondamentalmente abbiamo gli stessi comandi che ci sono nella barra di menu, però sono un po' più veloci. E questo è il comando per la gestione della sorgente dei dati, quindi da qui fondamentalmente possiamo caricare tutti i nostri file su QGIS, dopodiché, o se no, addirittura se volete essere ancora più rapidi per la costruzione di nuovi vettori, quelli GeoPackage, vettore normale e altre funzioni. Dopodiché c'è la barra di stato, che è quella sotto, in cui in questo momento noi non ci escono le coordinate, però poi una volta che abbiamo uno shape dovrebbero uscire anche le coordinate che si basano sul dove stiamo puntando il mouse. Dopodiché abbiamo la scala, quindi il livello a cui stiamo di rapporto a cui stiamo guardando l'immagine. E poi in fondo a destra abbiamo le proprietà del progetto, quindi il sistema di riferimento di cui parlavamo in precedenza, che a seconda del sistema di riferimento dello shape, lui si setta. Sulla sinistra abbiamo la gestione dei layer, e quindi per layer si intende tutti gli shape che carichiamo, raster,
che quindi sono degli strati informativi indipendenti tra di loro e la gestione dei layer è gerarchica, ad esempio. E se provate ad aprire i shape dei limiti amministrativi che vi ho passato, trovo un buco, giusto per farvi capire, perché sennò poi a livello teorico non è che si capisce. Limiti amministrativi, se vi aprite tutta la cartella, quindi comuni, secondo... Ah, ok, top, perfetto. Allora, quindi andiamo sul gestore delle risorse. Qui quando arriviamo su vettore, perché ovviamente stiamo aprendo dei vettori, dopodiché andiamo sui tre puntini. Qui vi si apre la schermata in cui voi vi ricorderete dove avete salvato, dove avete messo la vostra cartella di riferimento, quindi gli input che sono i file iniziali, limiti amministrativi. Un trucco, siccome qui, come abbiamo detto, le estensioni sono 5, ogni tanto, soprattutto come diceva prima Francesco, quando si inizia a lavorare a un progetto, soprattutto per un lavoro di ricerca, iniziano a essere particolarmente tanti gli shape creati. Sull'angolo a destra possiamo scegliere l'estensione, quindi andiamo a cercare Esri Shapefile e vediamo che mi dà solo gli shape che poi sono fondamentalmente quelli che ci interessano perché sono quelli che possiamo aprire. Quindi facciamo aggiungi e vedete che ad esempio qui abbiamo questi tre layer. Come vedete il primo che è comuni è quello che effettivamente vediamo, mentre le province e il confine vero e proprio della regione sono, essendo in scala gerarchica più bassi, non vengono visualizzati. Infatti, se io spengo andando a schiacciare sulla crocetta, vedete che arriva le province e dopodiché abbiamo il confine. Quindi a seconda di come io sposto i miei layer, si spostano anche i miei strati di informazione. Come vedete dalla barra di stato, adesso le coordinate sono presenti. E il sistema di riferimento, come abbiamo visto in precedenza, è il 3003, quindi Monte Mario, zona 1. Tutti questi layer qui li trovate sul geoportale della Regione Veneto, non è che li abbiamo fatti noi o ce li siamo inventati, cioè la maggior parte degli shape comunque si trovano su dei geoportali attraverso il web che appunto la gente, cioè la gente in teoria, l'amministrazione pubblica caricano i dati su internet e li rendono usufruibili a tutti. Dopodiché volevo far vedere anche una cosa divertente, siccome Francesco parlava dei plugin, sempre sulla barra dei menu abbiamo questa opzione che è i plugin. Se noi abbassiamo la tendina abbiamo una voce che è gestisci e installa plugin. Ovviamente questa cosa qui si può fare solamente se abbiamo internet attivo e vi chiederei di cercare il plugin Quick Map Service. Semplicemente in questo caso i plugin è gestito come vedete ad esempio Quick Map Service, sulla destra vi dà insomma, le informazioni generali di quello che è il plugin e di cosa quindi state scaricando, qua alla sinistra invece vi fa vedere tutti i plugin che sono presenti e vi mette la crocetta su quelli che avete già scaricato, di conseguenza se io lo spengo. Mi tolgo il plugin da QGIS senza però disinstallarlo, lo tolgo e basta. Inoltre nelle impostazioni possiamo anche chiedergli di farci vedere i plugin sperimentali che sono quelli che vengono diciamo sviluppati dagli utenti che però non sono ancora stabili e quindi appunto si possono sperimentare però hanno dei problemi quando andiamo poi a fare dei processi con questi plugin. Quindi, ritornando indietro. Quick Map Service, lo installate, dovreste esserci... Siete riusciti a farlo tutti? Ci avete installato tutti? No. Tutti questi...
Allora, i plugin sì, sono, essendo open source, sono, possono essere fatti sia da noi stessi, che poi c'è tutta la base map della community, cioè c'è tutta gli utenti della community QGIS che lavorano per la creazione di questi plugin. Allora, ti dico, io l'altro disco usato, che è Saga, in realtà non ha questa cosa qui. Non so dirti gli altri, però so che Saga, ad esempio, non gira con queste cose qui, ma perché fa altre cose, lavora più sui raster che sui vettoriali. Allora, comunque, ok. Quindi, siete riusciti tutti più o meno a... Cioè, tutto installato? No. Sì, no, era solo per sapere, così almeno mi regolavo su come andare Eh sì, perché una è una provincia, l'altra è confine, cioè che se zoomi tanto non sono un po' stessi stessi. Se tu togli la provincia, vedrai che... Sì, si vede che magari non lo fate in maniera... Cioè, si vede che la provincia... Vedi, guarda. Arrivo. C'è cioè, penso che ci sia una cosa di...
No, lo so, però sto Ok, aspettando che ci siano installate tutte perché sennò poi lascio qualcuno indietro. Sei riuscito? Ok. Oh, figurati. Allora, praticamente adesso quello che vi ho fatto scaricare è un plugin che ci permette di utilizzare delle carte, fondamentalmente le immagini satellitari. Voi se andate su web, sempre dalla barra dei menu, e andate su Quick Map Service, dovreste avere rispetto a me un numero ridotto di satelliti, se non sbaglio, no? Quindi andiamo su Settings, More Service, schiacciate Get Packet, Get Contributed Pack. Ok, poi ci schiacciate sopra appunto alla barra del Get Contributed, fate salva, uscite. Allora, vi faccio rivedere Web, Quick Map Service, scendete fino in fondo, Settings. Dopo andate su Settings, andate su More Service e poi dopodiché fate Get Contributed Pack. Una volta che avete fatto ok, fate salvo, chiudete tutto. E a quel punto, se voi ritornate su Quick Map Service, vedrete che avrete il mio stesso numero di... Ok. Diciamo che vi ho fatto scaricare questo plugin, oltre perché vabbè, è comodo anche per un attimo capire il fatto che nell'area di visualizzazione dove noi mettiamo il layer, adesso noi vediamo la regione Veneto in questo sfondo bianco che potrebbe essere benissimo una posizione casuale. In realtà, se noi poi da Quick Map Service, ad esempio, scegliamo Google e gli diamo i satelliti di Google, vedete che lui in realtà, secondo il suo sistema di riferimento, è posizionato giustamente dove è presente la regione Veneto effettiva. Una cosa interessante, anche per farvi capire un attimo la questione dei sistemi di riferimento, è che se, ad esempio, io rimuovo il layer delle province, poi vado nella mia cartella. E come avevo detto, il formato, l'estensione .prj è quella che mi definisce il sistema di riferimento del mio file. Se io prendo questo file qui e lo elimino, adesso vedrete che quando vado a caricare, avevo detto province, va a caricare le province e dico apri. No, aspetta. In teoria non dovrebbe fare così. Allora, elimina. Ad esempio, in questo caso qui, io ho tolto il sistema di riferimento a uno dei, cioè a un paio di ship che stavo caricando. Ad esempio, su quello dei comuni, se adesso provo ad aprirlo, gli faccio applica, vedete che lui mi dice l'SR non è stato definito e me ne tira fuori uno fondamentalmente scelto da lui a caso. E adesso vediamo se si carica la base map.
tantissimo. Cioè, vedete dove l'ha posizionato in. Perché io ho tolto l'estensione del sistema di riferimento e di conseguenza lui ha scelto un sistema di riferimento casuale, altro. Adesso vediamo un po' cosa ha scelto. Ha scelto questo sistema qui che non, in realtà non è, insomma, non è il suo e di conseguenza lo visualizza in una parte del mondo, in una parte del mondo X. Questo è il significato del fatto che se muovete alcune parti dello shapefile, poi non vi ritrovate più il dato spaziale effettivo che state utilizzando. Io in questo caso l'ho proprio cancellato per farvelo vedere. La crimea? Sì. Perché non riesce a visualizzarmelo. Vabbè, adesso. Sì, sì, è proprio è dentro al Mar Nero, fondamentalmente. Questo era per farvi un attimo. Questo era per farvi capire un po' la parte. Dopodiché, una cosa che mi ero dimenticato di dirvi è che se andate sulla barra dei menu Processing e cliccate su strumenti, vi si apre questa finestra qui in cui ci sono fondamentalmente potete cercare tutte le funzioni di processo, quindi quando andrete a lavorare, adesso oggi non le vediamo, però quando iniziate a essere un po' più pratici, che oltre ad aprire gli shape, magari cambiare i colori, ci lavorate anche, create nuovi shape, poi questa parte qui vi servirà per determinate funzioni, ad esempio quando volete tagliare uno shape in due shape differenti, utilizzate proprio questa parte qui, che sono tutti appunto gli strumenti di processing, dove all'interno, perché qualcuno aveva chiesto prima, ci sono anche Grass e Saga, soprattutto i Mac non ce l'hanno questa cosa qui, però chi ha Windows, quando scaricate QGIS vi scarica anche Saga e Grass. Poi QGIS ha tutto dentro, però Saga può anche girare per conto suo, quindi potete proprio usarlo come software Saga GIS. E in più c'è anche la possibilità di fare scripting con Python. Secondo me l'interfaccia l'abbiamo fatta. Io vi farei fare un quarto d'ora di pausa, giusto un attimo. E poi torniamo qui e guardiamo e iniziamo un attimo a vedere come categorizzare uno shapefile, tutta una serie di comandi che sono utili poi, come si salva uno shapefile, tutta questa serie di cose qui.